Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. Ciao ragazzi, scusate per la lunga introduzione, ma era d'obbligo per questo gioco. Benvenuti in Dark Souls 2 per PC. Appena comprato da Steam. Allora, ci sto giocando con tutti i dettagli a livello massimo ed è un piacere per gli occhi, è molto leggero,
Quindi già da questa parte, da questo aspetto si vede un ottimo lavoro di ottimizzazione del gioco, a differenza del primo Dark Souls. Al momento ci sto giocando con la tastiera perché non ho qui a disposizione un controller Xbox 360, ma rimedierò presto. Ok, iniziamo insieme questa avventura. Spero per voi che abbiate giocato, ha giocato tutti il primo Dark Souls, e se non l'avete giocato, giocatelo subito. Si può? What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Solita Yes, you'll become one tiritera of del primo them. Dark Souls, insomma. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Ridono. Bene. What is your name? Oh. Oddio. Michele. At least you know your own name. Mi stai prendendo in giro, vecchia. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back deep into your past. Yes. It's an effigy of you. Ok, classe e dono. Classe, guerriero, cavaliere, maestro di spada, bandito, chierico, stregone, esploratore, discriminato. Cosa mettiamo, ragazzi? E facciamo un classico guerriero. Ma sì, dai, iniziamo con questo per ora. Dono. Anello vitale, aumenta leggermente i punti vita, effigie umana. Creativo. Non c'è la chiave che apre tutte le porte, come nel primo Dark Souls. Siamo con l'anello vitale. Il corpo. Sesso, uomo. Corporatura. Non so quanto potrà servire, visto che non penso lo vedremo mai senza armatura. Aspetto. Allora, vediamo un po' le pettinature. Oddio. Questo. Oddio, che sopracciglia sono? No, no, no. Colore sopracciglia. Va bene, dai, non perdiamoci in queste piccolezze. Avremo un bel editor comunque, come potete vedere.
Ok, conferma creazione. Sì. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Sono abbastanza inquietanti queste vecchie. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. No, ci siamo armati. La faccia da bambino, mi sa che dopo modificherà un po' l'aspetto. Ma si possono uccidere? Ridono sempre, è questa qua. This is a limbo. A link between Drumblade. Non muovere l'abbo. And the outer world. Vabbè. Fair traveler. Andiamo via, va. I know. Why else would you visit such a place? This lost. Ah, non smetterò mai di parlare in questo gioco. Dai. Allora sono luoghi di riposo, bello. Oddio, cosa ho fatto? Quale cavolo è il tasto per tornare indietro? Ah. Brucia, viaggia. Si può viaggiare già da subito. Armonizza incantesimi, cassa oggetti. Ottimo. Indietro. Ok. Graficamente mi sembra molto più pulito e fluido del precedente Dark Souls, ma è normale che sia così. Ok, andiamo in questo passaggio. 60 fps fissi, nonostante fraps attivo, gioco a dettagli massimi, con un PC di fascia media. Ottimo, ottimo risultato da tutti. Vabbè. Oh, il primo nemico è andato però, Allora, RS, aggancia nulla bersaglio. Qual è RS sulla tastiera? Q. Tab. Boh. Sono troppo forte, ragazzi. Vabbè, questo con la barra spaziatrice. Vediamo un po' di tatti. Vediamo un po'. Con G faccio un attacco caricato. Con N impugno due mani. Con E utilizzo gli oggetti. Perfetto. No, non ha fatto il pezzo. Vabbè. Va bene. Oh, ho sbagliato. La tastiera è un vero casino. Addio. Vediamo un po' le impostazioni, cioè le schermate del personaggio. Beh, simile a Dark Souls. L'anello ce l'ho già equipaggiato, o no?
Inventario. Va bene, schermata del personaggio, scrivi messaggio, bla bla bla. Ok, continuiamo di qua. Quanto mi è mancato Dark Souls, ragazzi. Mi ha colpito, eh. Cavolo. Mi sono fatto un po' fregare stupidamente. Va bene. Devo ancora prenderci la mano, soprattutto con la tastiera, ragazzi. Eh beh, questo lo sapevo fare anche senza aiuto. You, you, give us food. Yes, you, give us Silky. Non mi posso accucciare qua dentro, come nel primo Dark Souls. Vabbè. Le mani! Dove vado ora? Di qua? È un labirinto. Mi ha colpito? Ho qualche problemino con la visuale. Dove dovrei andare? Dovrei scendere di qua? Mi sa di sì. Oh. Vieni qua, bastardo. È facile attaccare da lì, eh. È sceso. Vediamo se si fa un attacco dall'alto. L'ho mancato. Ok, risaliamo. Entriamo nella nebbia. Prendiamo tutto a calci, sì, dai. Oh, iniziamo a fare le scorciatoie per tornare ai punti di partenza. Vediamo, di là sono andato. Andiamo a vedere più avanti che c'è. C'è un pertugio. Vediamo dove porta. Figata, ragazzi. Bello, ragazzi, bello. Maiula. Comunque, prima di questo voglio vedere le zone che non ho ancora visitato lì dentro. Non voglio aver perso qualcosa di importante. Ponti, ponti, pom, 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 pom. Che brutto, era meglio.
qui c'è altra nebbia. Oh, qual è per saltare, mo? Oh, F. Beh. Erba ambrata. Tutto questo per dell'erba. Oddio, non cadere! Uff. Va bene, anche qua sono andato. Non è che c'è dell'altro? Madonna. No, non mi sembra. Oh, ma qua c'è una scala. Non l'avrei mai vista. Qui c'è una nebbia più grande. Se non sbaglio. Oh, è vivo ancora! Ma vieni qua, maledetto! C'è un'arciera? No. Vabbè. Voglio arrivare a quel mostro lì sotto. Ho provato ad attaccare, ragazzi. Piano. Ma è ostile? Sì, cazzo. Via. Ma porca. Ma che idea mi è venuta. Dai. Morirò combattendo. Va bene, va bene. Beh, ci voleva una morte poco dignitosa. A noi curi no. Bene ragazzi, direi che per iniziare la Dark Souls questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi.